dopo il terzo furto lei che farebbe? Rimarrebbe? Cioè, che cosa penso? Mi dispiace perché adesso ho le mie amiche, sto bene, c'è il mio mare, però vivere così. Io vedo come un'ombra in camera mia. Allora mi alzo e dico, forse è mio marito che dorme in fondo al corridoio. Mi alzo, vado da lui, lui vedo che dorme, lo chiamo, Giuliano non mi risponde, dico allora dorme, ritorno in camera mia, la porta mi si chiude dietro le spalle e chiudo una chiave. Per cui io sono impazzita. Ho preso una scarpa per rompere il vetro, ma questo vetro non si è rotto, non si rompeva. Mi sono affacciata al balcone urlando, urlando come una pazza. Nessuno nel palazzo vuole sapere niente, perché casomai tu aiuti a me che sono contro di loro, si mettono pure lo... Capito com'è la mentalità orrenda? Allora c'era una signora anziana nel giardino, giardinetto di fronte, la quale mi vede proprio affacciata al balcone, che urlo da morire, era tutta la paura, tutta il panico che avevano, e questa signora fa aspetti, aspetti, adesso chiamo la polizia, l'ha fatto, ha chiamato la polizia, signora ho chiamato la polizia, non gridi più, io continuavo a gridare, non so perché, io gridavo, gridavo, finché non si apriva la porta, io continuavo a gridare, e la signora arrivano, arrivano. Quando sono arrivati 7, 8, 10, perché così fanno, arrivano, fanno. Non si conclude mai bene le storie del genere, quindi mi hanno aperto la porta e poi hanno fatto 3.000 domande inutili. Vabbè, comunque lo sanno tutti come siamo messi. Sì, quando io dico Roma è meglio, subito a Napoli mi sgridano, no, poi dappertutto, anche a Milano, i napoletani non vogliono sentirlo. Ma non è vero, perché succede dovunque, magari succede dovunque, ma non in questo modo, e che proprio ti puntano, no? Ti puntano, come una dice a questa qua, col marito che è stato ministro, sicuramente noi troviamo sempre delle cose.